Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di quelli che sono secondo me i più comuni errori che si possono fare quando si inizia a pilotare lui, il Mavic Mini. Sì, è piccolo, è leggero, è compatto, ma anche lui ha le sue difficoltà, soprattutto se uno non è abituato, come è successo a me. Quindi oggi vi voglio raccontare la mia esperienza. Ma prima di iniziare col video, come sempre, vi ricordo, se già non lo fate, di seguirmi, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete mai nessun video, e lasciate sempre un pollicione in su, che per voi è roba da poco, per me vuol dire molto. Una delle cose più facili che possono succedere è assolutamente di dimenticarsi le batterie o di prendere il pack senza la combo, quindi di prendere il drone senza avere le batterie di ricambio, perché il Mavic Mini, lo sappiamo tutti, come tanti droni, ha solo 25 minuti di autonomia. Una sola batteria spesso e volentieri potrebbe non essere sufficiente, quindi un errore che succede spesso e che è successo anche a me è di dimenticare le batterie di riserva. Ora immaginatevi di essere nel pieno del vostro video, dronata fantastica in una location da paura, e all'improvviso finisce la batteria e non avete quelle di ricambio. No, che disagio! Quindi assolutamente sempre ricordatevi le batterie di ricambio. Dimenticare la scheda SD. Purtroppo lo sappiamo, questo drone ha un piccolo difetto, ossia non ha nessunissimo tipo di memoria interna, quindi la cosa peggiore che possa succedere è di dimenticare a casa la propria scheda SD. Filmare verso il sole è un grosso problema con questo tipo di drone, soprattutto se non si hanno filtri ND. È una cosa che viene spontanea, l'ho fatto anch'io, ma non sempre dà buoni risultati. Purtroppo il sensore di questo drone è limitato. Abbiamo la comodità di avere un drone piccolo, compatto, sempre a portata di mano, ma naturalmente con qualche limitazione. Una di queste è sicuramente il suo sensore ottico. Un altro errore comunissimo che ho visto fare e che ho fatto tantissime volte anch'io è filmare troppo in alto. Spesso pensiamo che una bellissima ripresa dall'alto ci dia l'effetto wow. In realtà non è così, perché più andremo in alto col nostro drone, più la ripresa sembrerà lenta e statica, perché il sensore ottico, ma comunque il nostro drone, per quanto veloce possa andare, non darà quell'effetto di movimento che noi cerchiamo. Quindi spesso basso è meglio. Soprattutto nei primi voli, beh, assolutamente bisogna stare super attenti agli oggetti. Capita spesso di crashare il drone contro cose, persone, animali, no, persone per fortuna no, neanche animali. Però alberi ne ho presi parecchi, devo dire, anche se ad oggi, beh, questo piccolino ancora è perfetto, vola benissimo. Ogni tanto qualche botta gliela diamo, che detta così suona un po' male. Una cosa che vi aiuterà tantissimo quando filmate, non solo col drone, ma questo in generale, con qualunque dispositivo voi utilizzate, che sia un cellulare, che sia la vostra fotocamera, che sia la GoPro, non importa. Un sopralluogo della zona in cui vi trovate vi aiuterà sicuramente a individuare quello che per voi potrebbe essere un punto ottimale di ripresa e quindi dare anche qualcosa in più al vostro video. Questa purtroppo è una cosa che a me è capitata più e più volte e mi sono mangiato le dita. Non premere REC, non dare il via alla registrazione. Immaginatevi una scena bellissima, l'avete studiata, l'avete realizzata, finalmente è venuta come volevate voi e vi siete dimenticati di registrarla. Mi è successo spesso e vi giuro, ho delle volte che ancora ci penso, il nervoso. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, se volete registrare un video, beh, bisogna avviarla alla registrazione.
Un altro consiglio che mi sento di darvi è di cercare di registrare sempre almeno 30 secondi di clip, perché con 30 secondi beh, avrete un margine ampio per poter tagliare, quindi selezionare la parte che più vi interessa. Se registrate 5, 6 secondi, 10 secondi, quello avete e quello dovete usare. Quindi cercate sempre di registrare magari un po' di più di quello che vi serve per poterlo poi tagliare in post-produzione. Una cosa che assolutamente, ho visto è sempre meglio evitare è di andare a manetta con gli stick. Cosa vuol dire? A tutta birra. Non avrete mai quell'effetto smooth e dolce che volete, ma avrete un effetto molto secco e spesso la ripresa sarà rovinata. Quindi è meglio piuttosto un po' più lento, però l'effetto è garantito. Ultimo consiglio che vi do, ma non per questo meno importante, ragazzi, è non portate mai il drone al limite della batteria, perché provate a immaginarvi che avete fatto volare il vostro drone a un chilometro di distanza da voi, paesaggio bellissimo, la batteria si esaurisce, il drone non ce la fa a rientrare e atterra dov'è? Auguri a trovarlo poi. Quindi controllate sempre lo stato della batteria, non volate mai, soprattutto se il drone vi dice batteria bassa, ma cercate sempre, magari se vi restano quegli ultimi 10 minuti di autonomia, di farlo rientrare e mettete la batteria nuova e passa la paura. E allora, questi erano i miei errori fondamentali con il Mavic Mini nella mia esperienza, quelli che mi sono successi. E voi cosa mi dite? Avete avuto altri problemi, altre esperienze? Beh, lasciatemi un bel commento qua sotto e fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto qual è la vostra esperienza con questo fantastico gioiellino. E per questo video è tutto. Se già non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutti i video e lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto. Per voi è un semplice click, per me vuol dire molto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!